Ciao ragazzi, allora stasera ci troviamo qui in tre e vediamo un po' l'argomento. Quindi diamo la parola ad Orazio che ha delle cose importanti da comunicarci. Beh Orazio, dici pure quello che vuoi dirci. Bene, buonasera a tutti, ciao. Ciao a tu, anche a te. Essere qui. Pace e bene, e laudetur Priapus. E laudato sia il nostro sacro Romano Impero, che fu di nostra madre Roma antica. Allora, parlo in questa occasione per informare di notizie molto importanti che sulla stampa e sulla TV di Stato o commerciale non si citano solo parole di questo fatto veramente importantissimo, direi proprio epocale, perché a dimostrazione che i media sono maggiormente asserviti, no, rispetto al resto. Cioè, quella struttura intermedia di carattere culturale, intellettuale, di cui fanno parte anche l'università, adesso all'università qui di Roma daranno la laurea honoris causa in scienze politiche, in storia, a un sopravvissuto, tra virgolette, no? Un sopravvissuto, tra virgolette. Ah, capito? Logico. No, è una laurea in sopravvivenza, è una nuova facoltà, la facoltà di sopravvivenza. Avanti, su, sfogatevi, dite tutto, sparate giù di brutto, via, senza censure, per favore. Queste cose importantissime. Vi volevo dire questo, allora, aspettate un attimo, dunque il giovedì scorso, se mi ricordo bene, è uscita la sentenza del Consiglio di Stato in merito a tutta una serie di reclami e di lamentele portate avanti dai sindacati dei dirigenti generali dello Stato, e che raccolgono perfettamente tutte le denunce che noi abbiamo presentato contro la Corte dei Conti, contro appunto anche il TAR e il Consiglio del Lazio che non applicano e non fanno rispettare le sentenze, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che noi abbiamo denunciato nel corso degli ultimi due anni è ricollegato al dettato della sentenza che è uscita appunto il giovedì passato. Questa sentenza che va a convalidare tutto quello che avevamo sostenuto anche sulla base delle informazioni che questi dirigenti dello Stato ci avevano dato, perché noi non ci muoviamo mai così per la nostra specifica invenzione, e che cioè la legge è molto chiara. Le tasse sono un atto politico e sociale di determinante importanza e la responsabilità deve essere pienamente dello Stato. È lo Stato che fa le tasse, tutto il resto è rapina a mano armata da parte di un'organizzazione di puri e semplici lanzichenecchi, derubatori di case, ammassatori di persone, induttori al suicidio. Esatto, gli attuali dirigenti, i cosiddetti dirigenti, ma tutti i fasulli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pseudo dirigenti nominati per ragioni politiche, esclusivamente politiche, che hanno escluso completamente la linea dello Stato. Non è lo Stato questo è un'organizzazione a delinquere. Fammi finire il discorso, poi dici te. Allora, dicevo, no, ho già detto. No, non possono firmare gli accertamenti e i ruoli di riscossione dei tributi, sia stati di semplici impiegati a cui è stata messa la targhetta del dirigente ma che non hanno le caratteristiche essenziali del dirigente, e sia che si tratti di dirigenti vincitori di concorso oppure banditi dopo il 1990. Infatti, e questo è il test, diciamo il succo della sentenza, i posti messi a concorso erano quelli che sono stati scippati dai veri dirigenti, ai veri dirigenti del Ministero delle Finanze, ossia i dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Camera Direttiva Ordinaria disciplinata
dal DPR 748/72. I dirigenti avrebbero dovuto venire restituiti ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dopo che la legge 127 del 1997, all'articolo 17,82, aveva abrogato le norme ai sensi delle quali i segretari comunali dirigenti del Ministero delle Finanze erano stati inquadrati nella nona qualifica funzionale, mentre invece loro dovevano essere reintegrati nella decima. Infatti le carriere dei suddetti dirigenti risultavano equiparate tra loro dall'articolo 25 e dalle tabelle allegate al DPR 749 del 1972. Cioè, che vuol dire in soldoni? Cioè, praticamente c'erano delle leggi preesistenti alle manipolazioni messe in atto a partire dal 90 da questa banda di ladroni compagni da lì di babà, perché è sempre lì babà che manovra le fila, e questi cialtroni hanno scardinato tutta la legislazione in materia, usurpandola, evadendola, eludendola, oltraggiandola in ogni modo. Cioè, qui le leggi c'erano, e come hai detto te benissimo, Giorgio, è lo Stato che ha il potere impositivo, come ha il potere monetario. Non puoi delegare a un cialtrone che non è forse neanche laureato, che non conosce manco la legge e che è un dipendente di un privato, di una società privata. Non lo può fare, è lo Stato che gestisce queste cose e non può essere altro che lo Stato. Ecco, per di fronte a questi assassini, di fronte a questi assassini, quei banditi che c'erano, tipo il bandito Gasperone, tutti questi banditi che fermavano quei poveracci di vignaioli che andavano a venivano a vendere il vino a Roma, no? Che avevano quel fucile a trombone, no? Per sparare a quei chiodi, no? E questi qui erano dei gentiluomini. Di fronte a questi lanzichenecchi, questi erano, hai capito, i banditi dell'epoca del Papa, no? Dello Stato del Papa, erano dei gentiluomini. Altro che. Ma la cosa più incredibile di tutta questa vicenda è che, siccome oramai non sanno più dove nascondersi questi cialtroni, partendo da Befera in primis, ma poi tutti gli altri a seguire, praticamente che cosa hanno fatto? Il 28 ottobre, data anche questa abbastanza fatidica, il 28 ottobre hanno fatto una cosa incredibile. Hanno emanato una legge. Aspetta, che cosa hanno fatto? In un contesto di una legge che tratta di disciplinari di ogni genere, ma del tutto avulsi da questa materia, ci hanno infilato l'articolo 4 che tratta sta materia, in modo da fatto apposta. Ma di certo che fatto fanno apposta per non farlo individuare. Ma certo lo sappiamo bene, ma ti pare che noi non le sappiamo, Giorgio? Noi sappiamo bene. Tu lo diciamo agli amici, perché è inutile che queste cose ce le diciamo da noi, noi quello che diciamo qui lo diciamo perché lo sappiano i nostri amici. Certo. Giusto. No, quindi voglio dire, tra di noi queste cose le sappiamo perfettamente, e quindi queste cose non ci sfuggono, perché quando andiamo a leggere il testo di una legge ce le leggiamo tutto, le 80, le 100, le 200 pagine che siano, e cerchiamo, certo, di capire il legalese, cioè questo linguaggio del cazzo che se non sei più che cervellone. Sono dei truffatori, vanno tutti bastonati a sangue, 100 frustate a testa, a cominciare dal capo di questo governo. Ma purtroppo ci dobbiamo portare. Chi sopravvive lo buttiamo nel Tevere. Glielo andassero a dire alla loro mamma, guarda, alla loro mamma. Ci dobbiamo portare il fascio delle 12 verghe in erbi. Le 12 verghe in culo glielo mettiamo a questi. I nervi, quelli fatti col nervo di bue. Certo. Che ti dà una prostata che spacco la gamba. Capito? Allora, la cosa più incredibile dopo questa puttanata qua è che si sono fatti questa legge
in qualche modo per cercare di parare il colpo, non capendo che facendo così in realtà si sono ancora più aggrovigliati, ancora più incartati, perché è plateale sta mossa, cioè è evidente che questa legge è funzionale a cercare di evitare di essere messi sotto processo, ma siccome le leggi non hanno, tranne quelle emanate negli ultimi mesi da questi cialtroni che non capiscono manco un cazzo di giustizia e di giurisprudenza, di diritto e di giurisprudenza, certo, di giustizia e di diritto, hanno soverchiato pure una norma assoluta del diritto, che è quella della non retroattività della legge. La legge non può mai essere oltretutto, certo, lo impari nelle prime lezioni all'università questo concetto. Se non sai presente, certo, non c'hai presente questo concetto, non hai capito un cazzo di diritto. Ma cosa sanno questi? Cosa vuoi che sappiano questi? Hanno fatto una serie di leggi retroattive. Ma dico, che cazzo, anche Berlusconi ha detto questa cazzata assoluta, perché una delle leggi retroattive l'hanno fatta per incastrare lui. Una notizia. Una notizia dalla Russia. Si parla che Putin ha avuto. Guarda, questa notizia qui viene da una persona seria che scrive per un giornale russo, per l'estero, e anche sulla RTV, che è una cosa russa, e la signora che sta vicino a Varese, che collabora con questa testata russa. Allora, la notizia è questa cosa vera, non è uno scherzo. Vi ricordate che pochi mesi fa il governo Letta sta per cadere e si parlava che Putin si incontrò segretamente con Berlusconi, vi ricordate? Certo. Ecco, allora Putin è venuto, sì, Putin è venuto in Italia ed è stato ricevuto ad Arcore. Esatto, attenzione, vi dico che succede. Un attimo. Non si è cagato nessuno del governo. No, aspetta un attimo. Vi dico che è successo. E allora Putin ha dato a Berlusconi un grande appoggio, addirittura gli darebbe la cittadinanza russa, come ha fatto con Gérard Depardieu, nominandolo addirittura ambasciatore presso la Santa Sede per la Russia. Questo per evitargli i guai giudiziari che ha addosso. Questa è notizia vera, guarda che non è uno scherzo, è una notizia vera questa, è notizia che sanno anche i media, ma non lo dicono. Come? Senti, io vorrei andare come ambasciatore, e come ambasciatore della Russia, sì, in quel consesso che raccoglie tutte le madri badesse di tutti i conventi d'Italia. Infatti un attimo, ambasciatore presso le badesse. No, un attimo, arrivo anche a questo. No, arrivo anche a questo. Questo è uno scherzo. Allora, tu sai, Giorgio, adesso non so se Orazio ha seguito la storia, ma Orazio, tu devi sapere che qui ci scrivono delle suore perché gli è piaciuto certe nostre battute, diciamo, però in effetti tirano fuori problemi seri. Alcuni di loro condividono in grandi linee quello che noi diciamo, e già il giorno scorso addirittura due suore del convento di Camerino, che ho già parlato nel servizio scorso, ma oggi mi erano arrivate 5 email da 5 conventi diversi. Uno è il convento delle suore collegine della Sacra Famiglia di Cefalù, Palermo. Un altro invece viene dalle suore francescane, come si chiama, di Gemona, adesso do un altro nome, poi c'è un altro che ho preso noto qua, un'altra è le suore invece terziarie di Bressanone, poi abbiamo le suore benedettine. Ci sono anche? Per quaternarie? Sì, no, questo è il terziario, no. Ci sono le suore benedettine di Sabbiano di Giusa, Bolzano, che è una di queste, che però vede, no, adesso non mi dico come si chiamano, perché hanno paura che le nomino. E ti salutano a te, Giorgio, e niente, anche se diverto sulla faccenda del cordone di qua, vabbè, però ci dice, a me c'è anche uno che mi rimprovera che io posso un birichino, e questa sarebbe la suora, la badessa delle monache di clausura benedettine vescovile del monastero del Santissimo Rosario a Palma di Montechiaro, Priso Agrigento, e questa poi, mette come si chiama, Suor Nazarena.
ma ha fatto un piccolo così, dice, tu sei un birichino con sto cordone, ma cosa significa cordone? E no, io poi adesso gli rispondo, lei mi vede, di qua, cioè, mi vedrà che adesso... E suona, il cordone è un simbolo fraterno, no? Cioè, devo dire, è un simbolo... Cioè, come dire, è un simbolo, insomma, che tutti si attaccano per avere una indulgenza, no? Come dice, una soluzione, giusto o no? E questo voglio dire, no? E allora, niente, questa suora qui, Nazarene, insomma, mi ha invitato a essere un po' più... insomma, e poi si è allodato Giorgio per quel che facciamo, eccetera, eccetera. Quindi questa suora qui adesso... e poi questa qua, tra l'altro, ci hanno invitato a noi di Accademia di andare a trovarle, fare le vacanze presso i loro conventi. Però la cosa strana è che non rispondono i frati. Adesso vedete che è andato via Giorgio, aspetta un attimo, Giorgio è sparito, non so perché è sparito Giorgio. Giorgio è sparito, non so perché. Comunque niente, Orazio, ma più la presenza del suore, voglio dire, quello che tu hai detto prima è notizia fondamentale, no? Perché in effetti i giornali non hanno parlato di queste cose qua. Non hanno parlato, aspetta che provo a chiamare una corsa Giorgio, vediamo che è successo. Aspetta un secondo, un attimo. Chiamo Giorgio, vediamo che è successo, perché stiamo registrando qui, è tutto saltato con Giorgio. Vediamo un po' che se c'è qualche problema Giorgio Vitali. Ecco, sto chiamando. Adesso faccio entrare anche un attimino. Scusate questa interruzione. Ah, ecco qua, Giorgio è ritornato. Giorgio è in campo. Ecco qua. Pronto Giorgio? Tu a posto? È venuto a mancare la luce. No, ho visto, ho capito. Sì, no, niente, aspetta un attimo che devo chiamare Giovanni Armando Zero un attimino. Stavo dicendo che le suore comunque ci hanno invitato a andare in vacanza da loro, cioè noi di Accademia. E hanno detto di andare lì e poi la suora Zarella mi ha fatto un po' un cicchettino, mi dice poi io parlo troppo del cordone. Armando, scusa, sono con Giorgio e Orazio, se vuoi intervenire anche tu sei ospite, se vuoi intervenire nella discussione. Entra anche tu, dopo ne parliamo, dai, entra. Okay. Stavo dicendo, la suora qui, Nazarena, mi ha detto... Volevo dire, con quest'acqua e questo vento, sì, ci guardano anche da... Come? Ho detto, con quest'acqua e questo vento... Sì? Ci guardano anche dal convento. Sì, certo, infatti no, ma vedi Giorgio, la cosa che mi meraviglio, che le suore ci scrivono, ma i frati no. Cioè, intanto saluto Armando, Giovanni Armando che è qua con noi. Va bene così. Preferisco le madri badesse ai fratacchioni. Sì, ho capito, però dico, è strano che le suore ci scrivono, ci sollecitano, mentre i frati, cioè io vorrei anche un cardinale, un vescovo, non dico il papa, ma un cardinale, un vescovo, un monsignore, un prete, che cacchio, è possibile che mi scrivano 7 conventi di suore e nemmeno un prete? Ci accontentiamo di Benedetto, eh? Noi ci basta Benedetto. Vabbè, vogliamo però, Benedetto. È un fatto rivoluzionario che le suore ci invitano ai conventi, capisci? Caro mio, aria cambia, figlio mio. Voglio vedere una chi si può vantare di questo. Allora, una volta nel Medioevo in giro per i conventi ci andavano i menestrelli. Ah, e quindi? Capito? Ma come i menestrelli? Gli andavano a suonare la serenata, gli facevano la serenata i menestrelli. Ma si attaccavano al campanello? No, quella miseria, ragazzi, andavano i trovatori, quelli che trovavano le pulci. No, scusa, pulci, io ho capito delle, scusate, delle dato l'audio un po' difficoltoso di Orazio, ho capito un'altra cosa che non voglio pronunciare, se le suore mi attaccano. Io da trovatore ho capito, ci ho messo un altro, cioè capisci? Ho capito male, meglio che non lo dico.
Se no, va a finire che sì. Mi querelano qua, ecco, mi querelano, io non voglio. No, sono Nazarena, sì. Ma detto così, ha detto così che il suo convento lì a Monti, cioè diciamo, lì a Palma di Montichiaro ed Agrigento, ha detto così che fa un negozio di dolci mandorlati. Forse l'amico Giovanni che sta in Sicilia, magari lo conosce sto posto, non lo so. Comunque sia, le suore che ci scrivono, sono 7 conventi che mi mandano delle email, però. Di cui 2 di Camorino poi sono messe male, Giorgio, anzi a suor come si chiama Teresa, e l'altro non mi ricordo bene come si chiama, comunque sono 2 che hanno avuto guai col Vaticano, ma sul serio, c'è sul giornale questo, per delle cose che hanno fatto che non voglio dire qui perché non si deve dire, però come si dice, capisci, anche loro si sfogano con noi. Wojtyla ha chiesto perdono, no? Chi? Wojtyla? Ma Wojtyla ha chiesto perdono. Sì, ma però queste sono qua del convento di Camerino, le benedettine qua, pare che è arrivato qualcosa in cui Papa non le ha perdonate, il Papa attuale, parlo di Bergoglio. Ah, ho capito. Allora, sì, ho capito. Ci hanno chiesto solidarietà e noi siamo qua, però io mi aspetto da loro, sì, oggi, sì, Italia Oggi, ho capito, professioni, vediamo, professioni. Sì, ho letto, sai, oggi cosa c'è? Qual è il titolo sotto? In edicola, sì, cosa parla? Ah, cassa integrata, vabbè, ho capito. Comunque stavo dicendo... Professioni cassa integrate, professioni noi siamo qui, integrate. No, noi siamo qua, facciamo appello a chi ci ascolta. Professioni. Sì, facciamo appello a chi ci ascolta, e se conoscono le suore che hanno dei problemi, possono intervenire. Tu, Giorgio, poi so che ormai sei famoso fra loro, quindi hai avuto, cioè anche io, però vuol dire... Solo che so perché... Mi piace suor Mandorlina. Ah, okay. Suor Mandorlina. Beh, non so se c'è, magari esiste, non lo so. Comunque, questa è tua suora. Che va, mette le mandorle nei biscotti. Sì, nel infatti, vino, pandino mandorlato. No, suor Nazarena lo fa. Suor Nazarena fa proprio questo lì in Agrigento. E l'ho scritto qua, non sto scherzando, tutto qua scritto, Io ho preso nota perché lei mi ha scritto. Dopo ti passo l'email, te la giro. Però mi ha detto che non devo fare dei chiso e non tergiversare troppo con cordone, mi ha detto. Che a me quelle cose non piacciono. Sì, va bene, però va bene. Ci ha invitato a dare lì, va quindi bene. Vuol dire che forse non è così. Vabbè, chiuso la parentesi monacale, sperando che si parli di preti e vescovi. Cercheremo asilo. Ah, un caso di bisogno, un attimo, Giorgio. Asilo. Sì, sì. Solo sì. Che cercheremo asilo non politico ma erotico. Questo. No, sto dicendo, a proposito di cardinali, vorrei invitare i cardinali di Napoli a Palazzo del Tesoro San Gennaro. Sì. Sì. Detto questo, vi lascio la se parola. Se dovessi portare dietro qualche litrozzo del sangue di San Gennaro. Sì, poi attenzione che Giovanni Armando, ascolta, di plastica. Giovanni Armando, delle notizie anche importanti da darci, ieri sera ne ha parlato. Comunque, Giorgio, vuoi parlare prima tu o prima Giovanni? Che facciamo? Beh, io vorrei parlare prima di Giovanni, perché... Parla tu. Poi sai, Giovanni decollato, sai, bisogna stare attenti. Giovanni decollato. Sì, ma dopo con Giovanni continuiamo la discussione, ragazzi, comunque. C'è poco da ridere. Questi mascalzoni hanno votato adesso per le ulteriori privatizzazioni. Sì. Le ulteriori privatizzazioni sono queste, il 60% della SACE, il 60% delle grandi stazioni, il 40% dell'ENAV, il 40% di Fincantieri, il 3% di Eni, poi ci sono tante altre cose, lasciamo qui. Quello che ci interessa è dire che questi vanno avanti per la loro strada, in maniera del tutto illegale, nel silenzio pressoché totale dei media, che sono tutti asserviti a loro. E noi ci troviamo in questa situazione. In risposta a questo dobbiamo anche aggiungere un'altra cosa. Qui c'è un articolo su Italia d'Oggi che in effetti mi piace, dove dice qui in relazione al congresso del PD, no? Se ne accorgono adesso questi. Mm-hmm. In un congresso ci vogliono idee e qui ci sono soltanto dei numeri, no? Ah. Ora che questi abbiano detto che il PD è un'organizzazione a delinquere composta da cretini integrali, noi lo sapevamo fin dai tempi in cui esisteva il Partito Comunista in Italia. Cretini erano allora, imbecilli sono adesso. Chiaro, no?
adesso glielo dicono pure. Ma poi più c'è un'altra questione che riguarda proprio il signor Matteo Renzi, il quale ieri, del quale ieri su internet ho potuto vedere un intervento in cui difendeva in maniera integrale tutti gli interventi, soprattutto gli inceneritori che ci sono sparsi in Italia e che sono stati messi ovviamente dalle varie amministrazioni pubbliche, ovviamente ampiamente foraggiate da chi di dovere. Costui se la pigliava in maniera molto, molto adirata nei confronti delle persone che sostenevano che gli inceneritori fanno venire il cancro. Ora, questo che gli inceneritori facciano venire il cancro lo sanno anche i cani, ma non lo sa l'imbecille Renzi, no? Il pagliaccio Renzi. È un pagliaccio, sì. Questa è una cosa. Ci sono le prove, ci sono le dimostrazioni, ma c'è ulteriormente la dimostrazione che questo Renzi è un testa di cazzo. C'è un proterno esecutore dei poteri di loro signori, dei infatti, basta sapere che è suo padre. Appunto. Renzo Renzi, soprannominato Renzo. Va bene. Hai altro da aggiungere? Bisogna andare a parlare a Giovanni? Sì. Dopo quello che dirà Giovanni, poi sì, leggerò un importante pezzo di un capitolo di questo importantissimo libro. Sì, vediamo il titolo, descrive... scusa. Sì. Incontro di un obiettore di crescita di Serge Larouche. Latouche, certo. Latouche, sì, Serge Latouche, sì. Chiaro? Sì, sì. Serge Latouche. Sì, Serge Latouche, l'ho letto bene, grandi, grazie. Grandi interpreti della decrescita, c'è un pezzetto di un capitolo che bisogna leggere a conclusione di questo nostro incontro. Sì. Ora vorrei sentire cosa Giovanni. Si dice Giovanni Decollato. Vai Giovanni, avvicina al microfono. Giovanni, sta vicino al microfono, se non si sente male e sei senza cuffia. Penso che vada bene l'audio adesso. Sì, la conferma? Sì, adesso sì, va bene, vai. Sì, va bene. Allora, come avevamo accennato nei dialoghi con te, Ubaldo, sì, io ritengo che veramente la situazione geopolitica si sta modificando con una velocità forse mai provata prima. Sì. No, aspetta, se ti interrompo, scusami se ti interrompo. Quando ci sono le evoluzioni sociali c'è il momento in cui c'è l'accelerazione dei tempi. Esatto. Nel momento in cui c'hai l'accelerazione dei tempi significa che c'è una trasformazione sociale in atto, vera. E quello che sta accadendo. Però ci deve essere l'accelerazione dei tempi. Esatto. Ricordiamoci la Rivoluzione Francese. Rivoluzione Francese è iniziata nel 1775. C'era Luigi XV come re. 1775, 1789, primi atti, la rivoluzione incomincia nel 93, ricordiamoci, questi sono i tre passaggi. Ho capito. Però è evidente che c'è un'accelerazione, dall'89 al 93 c'è meno tempo che non dal 75 all'89. Esattamente, grazie Giorgio, la prestazione. Vai Giovanni. Diciamo... Figuriamoci che certe informazioni le riusciamo ad avere, diciamo, abbastanza facilmente. Quindi figuriamoci realmente qual è la velocità nelle diplomazie ufficiali e non ufficiali, ancora più importanti come sappiamo bene. Ma comunque stanno venendo fuori tanti, come dire, possiamo fare l'esempio del quello che ci ha raccontato il video di Giuseppe Turrisi, cioè l'ultimo atto estremo, quello di una vera e propria truffa o tentativo di truffa da parte degli Stati Uniti per tutelare la propria situazione debitoria, cioè creare letteralmente un falso mercato di titoli di Stato americani, dove nella realtà invece un mercato di titoli
di Stato americani praticamente non c'è quasi più, cioè della serie non c'è quasi più liquidità. Vero. Cosa significa questo? Che la situazione debitoria degli Stati Uniti nei confronti del mondo è molto peggiore di quella che diciamo traspare dai mass media ordinari. Quello che sta avvenendo lentamente da parte dei maggiori creditori degli Stati Uniti d'America, che sappiamo bene essere il Giappone e in maniera crescente esponenziale la Cina, è un spostamento dalla mera carta, cioè dai titoli di Stato, dalle vere e proprie banconote, agli asset reali. Ed è qualcosa che sta avvenendo sempre più velocemente. In particolare la Cina, che ha un surplus commerciale mensile pari a circa 40 miliardi di dollari, con delle oscillazioni mese su mese, comunque 40 miliardi di dollari di surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, non sta più esclusivamente reinvestendo in titoli di Stato americano questo surplus, ma bensì sta girando questi dollari nel mondo acquistando asset reali, e in particolare la campagna acquisti che sta effettuando la Cina è concentrata nell'Africa. Cosa sta comportando questo? Che gli Stati Uniti si sono resi conto che l'Africa non la controllano per niente, non l'hanno molto controllata precedentemente, e qua controllandola io intendo con le cose reali che contano nel mondo, cioè purtroppo le basi militari, e gli Stati Uniti si stanno organizzando per benino in Africa, cioè stanno rendendo prioritario, addirittura al Medio Oriente si crede, il continente africano. Sono forse delle affermazioni leggermente azzardose quelle che io sto facendo, ma la realtà dei fatti... Ma la crisi, la crisi libia è determinata da questo. La crisi, sia pure che gli americani hanno mandato avanti quell'idiota di Sarkozy, ma praticamente la crisi in Libia è stata quella. Perché se no i cinesi sarebbero già arrivati veramente come grande potenza anche in Libia. Si hanno avvicinati. Loro stavano già nel Sudan, sono nel Sudan, a due passi dalla Libia e vicinissimo all'Egitto. Quello che sta succedendo in Egitto è la conseguenza della presenza cinese nel Sudan. Sì, come no. E infatti, Giorgio, hai detto bene, in Libia forse i nostri ascoltatori non sanno, ma nei primi giorni prima che precedettero i bombardamenti da parte dell'aviazione alleata, dell'aviazione anglo-francese, NATO, esatto, il governo cinese, con una tempestività non indifferente, affittò una molteplicità di navi da crociera dal Pireo e provvedette allo sgombero di circa 30.000 lavoratori cinesi. 50.000! 50.000! Esatto. Davvero che tutti si chiedevano come fosse stato possibile che loro fossero riusciti a sgombrare tutte queste 50.000 persone in così breve tempo. Questo per ulteriore dimostrazione che l'espansione cinese nel mondo è molto più di quella che noi già percepiamo ovunque, perché ci stiamo rendendo conto che ci sono tante città proprio cinesi in Italia, una su tutte la famosa Prato, ma vi assicuro che la strada principale di Palermo, di cui adesso non mi sovviene il nome, ogni isolato i bassi commerciali sono tutti di proprietà cinese, si vede la lanterna rossa appesa fuori.
per essere a Palermo una cosa del genere è di un'importanza non indifferente. E queste sono le cose che è inutile poi dire di, dei metodi di pagamento che hanno contanti net cash, li mettono a terra e non trattano neanche sul prezzo perché non vogliono perdere tempo. Dato il potenziale economico. Sì, i cinesi hanno molta liquidità, infatti, anche i russi. Mentre gli americani no, hanno solo carta straccia. Esatto, esatto. E questo sta portando davvero, secondo me, gli Stati Uniti a modificare in maniera drastica i propri approcci geopolitici. L'ultimo articolo penso che l'avremo letto entrambi, tutti quanti. L'ultimo articolo di Aurora in cui è riportato proprio una riorganizzazione pesante dell'esercito militare, dell'esercito americano. Questo insieme a, in aggiunta al ormai conclamato famoso pivot to Asia di Barack Obama, e cioè il doversi concentrare quasi esclusivamente sul Pacifico. Perché l'oceano che loro giustamente ritengono fondamentale in questo nuovo secolo non è più l'Atlantico, bensì il Pacifico. Sappiamo bene perché, visti anche appunto i passi da gigante che sta facendo la Cina, secondo me quasi costretta dalla politica americana. Comunque la crescita esponenziale a livello di potenziale bellico militare che sta attuando la Cina. A te la parola, Ubaldo. No, volevo dirti, a proposito del cambiamento americano, il sito della televisione iraniana ha diramato una notizia veramente incredibile, che la prima notizia è questa, che Obama ha detto ai senatori americani di non farsi più condizionare delle lobby ebraiche americane. Mentre il ministro degli esteri israeliano, Lieberman, ha detto è ora che Israele si cerchi un altro alleato. Questo è sul sito di Press TV, notizia che io ho diffuso anche su AlvaMed, l'ho diffuso in giro, penso che sia arrivato un po' a tutti, la cosa l'hai vista anche tu. Quindi voglio dirti, in effetti ci sono dei cambiamenti epocali, non solo, la Russia sta dettando leggi anche in Afghanistan, ha messo delle basi militare nel Kazakistan, nel Kirghizia, vicino all'Afghanistan, e praticamente l'Afghanistan che non vuole più rinnovare l'alleanza con l'America per quanto riguarda la sua sicurezza, o meglio, la vuole negoziare ma su tutta un'altra base. E qui la Russia che da nord che impreme anche la Russia, e da ovest che preme l'Iran, perché anche l'Iran ha la sua influenza sull'Afghanistan. E gli americani che sono messi tra il cudine e il martello, in sostanza una potenza che è in decadenza, che imploderà per forza, perché questi soldi velenosi, questi titoli velenosi che girano per il mondo, praticamente gli torneranno indietro come un boomerang, perché la carta straccia. Tant'è vero che lo stesso Bernard, che il presidente della Federal Reserve, ha detto non si può sperare in un miglioramento, ha detto anche lui, e questo è sempre riportato dal sito della Press TV e da nessun organo smentito, questo per precisione. No, hai detto bene, inutile citare i BRICS che trovano punti di accordo notevolissimi e sempre più velocemente. Questo tutto per il comportamento unipolarista americano degli ultimi 20 anni, è stato in grado di far coalizzare chi non si sarebbe mai coalizzato. Questo è un dato di fatto. È naturale. Questo è un dato di fatto. Inoltre, quello che si potrebbe benissimo verificare con una cartina a portata di mano è se noi mettessimo una bandierina di colore a stelle e strisce in giro per tutti gli stati che, o volente o nolente, noi ad esempio, volente secondo la classe politica e nolente per ormai la maggior parte della popolazione, siamo dei territori americani. Questo negli ultimi anni sta diminuendo a vista d'occhio, perché ci sono tantissimi stati, lo diciamo e lo ripetiamo,
l'Egitto, per fare un esempio. L'Egitto lo ritengo molto molto importante perché sappiamo bene il controllo del canale di Suez. Come l'Egitto ce ne sono diversi, è inutile tornare un po' indietro negli anni e andare nel Centro Asia con tutti gli stati che hanno preteso che le famose basi militari fossero in un periodo breve smantellate. Fino a, facciamo delle affermazioni un po' forti, sono mie comunque deduzioni, idee. Anche un pochino si potrebbe dire che il Giappone, da essere un alleato fedele che poteva solo scodinzolare, inizia a pretendere voce in capitolo in quella parte del mondo. In particolare fa molti affari con la Cina, andando anche contro gli Stati Uniti, i dettami degli Stati Uniti. In ultimo gli scontri che ci sono stati per il rinnovo delle basi di Okinawa. Quindi, se addirittura il Giappone inizia a muoversi, ad alzare la testa, a voler cambiare la Costituzione con una nuova Costituzione non più esclusivamente a scopo difensivo, le cose stanno cambiando molto velocemente. A questo che cosa si contrappone? Secondo me è una comprensione da parte degli Stati Uniti che il mondo non lo possono più reggere come loro speravano, pretendevano, si illudevano, possiamo utilizzare una molteplicità di termini, e stiano valutando, non dico un vero e proprio isolazionismo, ma un rientro nei ranghi a passo accelerato. E qui voglio veramente qualche giorno approfondirla meglio io la tematica, parlarne con te Giorgio in particolare. Sì, ma guarda, ti volevo aggiungere semplicemente una cosa. Sono degli andamenti naturali. Tutti gli studiosi della decadenza dell'Impero Romano, tutti, a completare Lutwak, che è stato uno che le ha cantate sempre in maniera molto chiara, hanno sempre dimostrato che le grandi strutture di carattere imperiale, nel momento in cui incominciano a decadere, e la decadenza non può che esserci, si trovano in una stranissima situazione psicologica. Da una parte abbiamo una classe dirigente, e nel caso di Roma si tratta di imperatori, no? Di imperatori, i quali siccome devono, si sentono, come dire, sospinti a tenere duro, a tenere le posizioni, non capiscono che un banalissimo arretramento potrebbe favorire benissimo la tenuta, no? Loro però non lo fanno, temono qualsiasi arretramento. Cosa hanno fatto i romani? I romani, pur di rimanere nello stesso limes, no? Che ritenevano proprietà, cosa hanno fatto? Si sono dovuti alleare con popolazioni barbare, le quali necessariamente li hanno fregati, non poteva essere che così. Ora, queste cose sono state dette in un libro specifico di Lutwak, dedicato proprio alla decadenza dell'Impero Romano. Allora, quando tu, per questo meccanismo intrinseco della natura, anche delle strutture, ma non dei popoli, perché è tutto lì, un popolo può anche dire, va, chiudiamola, chi se ne frega, no? Quando c'è qualcuno che sta al governo, che deve rispondere nei confronti, ritiene dover rispondere nei confronti di un popolo, la sua posizione è quella di non mollare mai, non arretrare mai. E si arriva alla stessa situazione in cui siamo arrivati oggi con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non avranno più alcuna possibilità di recupero. Lo dicevo io 30 anni fa, lo ripeto adesso, perché alla faccia di tanti amici, no? I quali, soprattutto pessimisti, mi dicevano no, non è vero, tu sei troppo ottimista, quello. No, non sono ottimista, conosco la storia, a parte il fatto che poi esistono anche una evoluzione e un'alternanza delle potenze nella storia della Terra, quindi se la Cina oggi è la più grande potenza, giustamente arriverà a comandare, ma a comandare in che modo? Facendo degli accordi col BRIC. Perché non sì. Può farlo altro che col BRIC. Ecco, attenzione, quei paesi Giorgio, attenzione che i emergenti.
Giorgio, bisogna anche considerare un'altra cosa, perché la decadenza degli Stati Uniti in realtà è già in atto e non da adesso, è già da qualche decennio, ecco, da 30-40 anni, quando loro si sono allargati, sì, hanno sì, lasciato allargare, esatto, e tu non riesci a tenere tutti i confini. Infatti attenzione che il loro cosiddetto cortile di casa ormai è al 90% in mano ad altre potenze, russi, cinesi, addirittura gli iraniani, che hanno fatto accordi con Sud America, commerciale, giuridico, diplomatico, politico anche. E quindi in Sud America c'è una coscienza nettamente anti-USA, specialmente in Venezuela, Brasile, Argentina, Perù e anche nella Colombia. Voglio dire, capisci? La Bolivia, anche nel Messico ci sono molte forze, nel Centro America, Panama, sono molte forze che ormai sono nettamente schierate contro l'invadenza e il rompimento di coglione degli americani, cioè, o meglio, del governo americano, certo. Sia ben chiaro, non il popolo, il governo parlo io. Prego. È ovvio, certo. Ma sei chiaro, Ubaldo, perché, come ricorda il... Prima parlava Giorgio dei 30 anni, si potrebbe dire dal 71, il famoso, diciamo, invito forzoso di De Gaulle al rientro del quantitativo d'oro, si è capito e c'è stato il passaggio epocale che gli Stati Uniti, da essere creditori del mondo tramite il piano Marshall e tutti ovviamente degli introiti post bellici, sono iniziati a diventare debitori del mondo. Infatti adesso in questi 30 anni sono diventati enormemente debitori del mondo. Infatti. E queste ultime notizie di cui abbiamo parlato con te è che addirittura ci sono delle voci di corridoio che dicono che il famoso oro detenuto dagli Stati Uniti, uno, sia stato una buona parte già venduto, due, è stato fornito come garanzia collaterale negli acquisti di debito pubblico americano da parte della Cina e da parte di Hong Kong da diversi anni a questa parte, quindi anche certo, se materialmente esso sia ancora in mani statunitensi, come quello del Venezuela ad esempio, che non gliel'hanno più restituito, l'ha chiesto tante volte, non gliel'hanno più restituito. Infatti. E a ulteriore conferma di questi dubbi fondatissimi sui quantitativi e sui posizionamenti delle riserve aurifere degli Stati Uniti e si potrebbe dire anche mondiali, perché sappiamo bene che tantissimi contratti derivati che ormai vengono scambiati sui mercati finanziari hanno come sottostante questo ipotetico oro. E questi contratti, ripeto, sono in mani di cittadini di Hong Kong e specialmente del governo cinese. Dominique Strauss-Kahn si dice che uno dei motivi per cui sia stato epurato da lor signori sia proprio questo, che voleva andare a fondo su questa questione. Ricordiamo, come presidente del Fondo Monetario Internazionale, ricordiamo che storicamente le due istituzioni che governano il mondo, insieme alla BIS, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, lo sappiamo, perché la Banca di Basilea, è anche la Banca di Basilea. Certo. Esatto. Ci sono sempre loro signori di mezzo. Sono comunque delle istituzioni istituite nell'immediato dopoguerra che hanno in fin dei conti carattere esclusivamente americano. Perché? Anche se il Fondo Monetario, il Presidente per convenzione era sempre nominato da uno Stato europeo, mentre la Banca Mondiale sempre dal governo americano. Però queste due istituzioni sono anche le due istituzioni che i famosi BRIC pretendono, e secondo me giustamente, molto giustamente, che vengano riformate per essere adeguate all'attuale situazione economica e geopolitica mondiale, appunto attuale, naturale, e non più quello. Quindi quando stati come Cina, Russia, India pretendono queste cose, è un qualcosa che è giustissimo, perché poi si può veramente fare, questo lo dico sempre per chi ci ascolta,
un ragionamento semplicissimo, cioè capire la differenza tra economia finanziaria di carta ed economia reale. Per questo io ritengo che con quella parte del mondo, noi italiani in particolare, dobbiamo accordarci e dobbiamo sfruttare quell'enorme sviluppo. Perché? Perché quella parte di mondo, intendo solamente ad esempio Cina e India, insieme sono più di 2,5 miliardi di persone. Per far capire i numeri, perché chi ci ascolta dovrebbe avere davanti una cartina e dei numeri che sintetizzano la carta geografica e i numeri. Economia reale significa quanta popolazione attiva hai, che livelli di produzione hai per qualsiasi cosa, dalle materie prime in particolare a tutto il resto, ciò che riesci a produrre e ciò che consumi. Se sei in surplus ti stai arricchendo, stai crescendo, stai accumulando. Se sei in deficit ti stai impoverendo come Stato. Noi abbiamo uno Stato che è la Cina, che da 25 anni a questa parte, da quando riuscirono a avere un raccolto di riso superiore al fabbisogno di 2 anni e riuscirono ad immagazzinare un quantitativo che gli assicurava di evitare i rischi di carestia, che era quello che veramente pativano fino alla fine degli anni, si potrebbe dire quasi alla fine degli anni 70, hanno iniziato ad avere un surplus su tutto. Sono 1,5 miliardi di persone, quelli che si sa, poi non si sa quelli che mancano all'appello, perché si dice che ci siano 200-300 milioni, cioè 5 volte l'Italia, di cinesi non riconosciuti, non dichiarati. Che poi non muoiono mai, i cinesi non muoiono mai. Esatto, le comunità cinesi mai. D'Italia sono sempre quelle, i numeri sono sempre quelli. È vero. Quindi, diciamo, insomma, c'è questa parte del mondo che giustamente recrimina e lo sta dicendo con le buone. Al contrario, gli americani, dal soft power che fino agli anni 70 e anche qualcosina in più riuscivano ad enfatizzare, quindi a farsi seguire da tante nazioni solo con il soft power, cioè la famosa democrazia americana, ormai le carte sono state scoperte e a loro è rimasto l'hard power. L'hard power che hanno messo in campo si è rivelato fallimentare anch'esso, e questi sono dati di fatto, perché le campagne belliche ultime che hanno fatto, senza risalire fino al Vietnam, comunque le campagne belliche afghane e irachene si possono ritenere fallimentari, perché non hanno assolutamente raggiunto gli obiettivi che si ponevano, cioè instaurare dei governi. Sono state esclusivamente dei tranelli. Esatto. E in ultimo addirittura si sono resi conto che non gli conveniva proprio intraprendere una nuova campagna bellica, come nel caso siriano, dove la strategia dei rivali in questa occasione è stata molto più forte, cioè non hanno voluto, come io sinceramente ritenevo possibile da parte di Putin, e cioè farli ulteriormente impantanare anche in quella zona. In questa situazione non hanno neanche voluto correre il rischio, o comunque hanno voluto probabilmente tutelare un proprio alleato dichiarato, e quindi sono andati là, si sono messi davanti materialmente e hanno detto: vediamo che fai tu e vediamo qual è il mio potenziale di contrattacco. E probabilmente il potenziale di contrattacco sovietico non è tanto inferiore, scarso. No. Conferma che gli inglesi hanno preferito darsela a gambe direttamente, gli americani hanno alzato un po' la voce, ma alla fine, per quello che a me sembra, siano sempre più convinti di lasciare un Medio Oriente in fiamme e un'Europa distrutta. E qua volevo arrivare al punto con cui voglio parlare con Giorgio, e cioè collegandomi in primis alla CED, il famoso accordo per la difesa europea fatto fallire dalla Francia. Mi ascolti, sì, Giorgio? Tanto è vero che gli hanno creato la contestazione del 68. E io
volevo capirci qualcosa in più per noi europei. Anch'io come te vedo, ritengo che la cosa ottimale è un'utopia, ma la cosa ottimale per noi europei sarebbe veramente avvicinarci notevolmente alle materie prime sovietiche e accordarci anche con l'impero ottomano per avere veramente, per tornare a dei fasti adeguati. Però bravo Armando, bravo Giovanni. Quello sarebbe il sogno. Quello sarebbe il sogno. Ma così davvero? Non è il sogno, perché ci hanno provato tutti. Non è il sogno. In Italia ci hanno provato tutti. E ci hanno provato per interposta persona. Prendiamo l'esempio tipico, il più importante, Enrico Mattei. Se voi andate a vedere la storia vera, e io uno di questi giorni scriverò, perché è molto importante, scriverò l'elenco dei ministri degli esteri del dopoguerra. E questo che è quello che fa pensare. Allora, se voi vedete ad esempio l'opera di Enrico Mattei, dice lo faceva per conto suo, no, non l'ha mai fatto per conto suo, aveva dietro tutti i governi e se no non poteva farlo. Poi dopo sembrava che fosse l'unico, poi nel momento in cui hanno ammazzato Enrico Mattei quegli altri si sono cagati sotto, ma non è che lui non avesse dietro i governi, lui andava come avanguardia, era l'ambasciatore dell'Italia. Sì. Ed era un ambasciatore talmente abile che aveva i suoi ambasciatori, diciamo, ad esempio, in tutti i paesi dell'Africa. Sì. Una cosa vuol dire, sono le cose, come dire, queste sono le cose più importanti. Allora, dimmi. Una cosa vuol dire che prima parlava del potenziale bellico russo. Caro Giovanni, il potenziale bellico russo fra poco supererà in qualità e in quantità quello americano. Il fatto della Siria è stato un duello fra potere militare americano e russo, e i russi in due mosse gli hanno tirato giù 4 missili che nessuna tecnologia in Europa è in grado di tirare giù, e i russi li hanno tirati giù dandogli un avvertimento molto chiaro, molto forte. Gli americani sono dovuti andarsene via. Attualmente la Russia si sta riarmando al massimo livello, ormai è una potenza, tutto fatto, ha colmato l'handicap delle forze terrestri, ha colmato l'handicap delle forze aeree e sta colmando l'handicap delle forze navali, costruendo navi di una qualità superiore a quelle che c'erano gli americani, che molto sono vecchie di 20-30 anni fa. Quindi la Russia attualmente ormai sta riprendendo la sua politica, che, diciamo, imperiale se vogliamo, ma fatto in un altro modo, in maniera più intelligente, cioè coinvolgendo le nazioni a quello che sono i suoi interessi. Per esempio l'Egitto se lo sono ripreso, la Siria si rimane lì, l'Iran è suo. E adesso si parla che persino la Grecia può rientrare nelle influenze russe, e già ci sono azioni in questo senso, e poi mira anche l'Italia. Il fatto che Putin dà a Berlusconi questa copertura è molto significativo, vuol dire che Putin non lo fa per fare un piacere a Berlusconi, ma lo fa per un interesse molto preciso, che sappi che la Russia ha voluto sempre essere presente nel Mediterraneo, questo è ben chiaro. Tra l'altro, lo stesso Giorgio l'anno scorso, durante una manifestazione per la Siria, anzi per il fatto della Libia, intervenne un funzionario dell'ambasciata russa e disse: in Siria, cioè in Libia abbiamo sbagliato, ma in Siria no. E in effetti non hanno sbagliato. Esattamente. Senti, visto che abbiamo raggiunto i termini, perché sennò diventa troppo lungo. Sì, sì, certo, dobbiamo finire adesso. A meno che qualcuno abbia qualcosa da dire. No, dire posso Orazio, che Orazio deve parlare un pochettino. Orazio, Orazio, 5 minuti vuoi parlare, per favore. Dimmi, se ha qualcosa da dire. Orazio, se vuoi dire qualcosa in merito, sei qui, per carità, Non ti sentiamo. Non si sente per niente. Non ci sento, Orazio. Mi senti adesso? Ah no? Sì. Adesso un po' meglio, sì. Sì, sì, dai. Io ho una mia particolare posizione da dire in merito a tutto questo excursus che avete fatto di argomenti di geopolitica, e cioè che la geopolitica si basa su un concetto, diciamo, filosofico. Aspetta. Bravo. Giorgio ha capito bene, Giorgio ha capito perfettamente, è quello che volevo dire in questo esame. Cioè, l'attuale e da sempre, da che esiste la geopolitica, anche quando ancora non esisteva come disciplina specifica, è un tema di
prepotere su uno Stato preponderante come capacità, come tecnologia, come scienza e come forza bellica rispetto agli altri, cioè la politica del più forte. Questo andava bene 2000 anni fa, andava bene 1000 anni fa, andava bene 50 forse anni fa. Oggi, con una popolazione mondiale di 7 miliardi e mezzo di persone, con un problema energetico per il mantenimento del livello qualitativo tecnologia, per il livello qualitativo di produzione di beni di consumo e per soprattutto risorse alimentari, occorre indirizzare le spese belliche verso le spese per la gestione economica e del mantenimento e del sostentamento delle popolazioni. Non ci possono essere 800 milioni di morti di fame e di circa 30 milioni l'anno di bambini morti di fame. Non certo. È possibile quando nei paesi sviluppati si danno le scatoline gourmet per il chihuahua o per il criceto, no? Andate a fare il culo, no? Va bene il criceto, va bene mantenere in maniera igienica il cane, l'animale che uno c'ha in casa, ma per la Madonna è meglio mantenere 800 milioni di persone che muoiono di fame, o no? Certo, è giusto. È chiaro? Allora, questo è il pensiero mio e anche degli altri amici di Campo Mediterraneo, perché Giorgio, io e Giorgio siamo arrivati al punto che non ci abbiamo manco bisogno di dirci più un cazzo, perché quello che voleva dire tu è esattamente questa cosa qua. Hai capito? Allora io però voglio concludere, sì, per leggere, leggendo questa cosa veramente importante. Sì, va bene. Questo è uno degli iscritti. Lui è un personaggio importantissimo. Questo è uno degli iscritti di Serge Latouche, però proprio vorrei utilizzarlo come conclusione della nostra chiacchierata. Sì. Abbiamo qui con noi anche Giorgio 48. Ti salutiamo, buonasera dottor Giorgio. Ti saluto, diciamo, sì. Benvenuto. Ciao. E questo io vorrei però veramente leggerlo perché è importantissimo. Ciao, buonasera. Dunque lui, gli esponenti del pensiero della decrescita, lui li chiama obiettori di crescita. E sentite che cosa scrive questa persona. In attesa di queste evenienze, perché qui si parla di tutta una serie di argomenti, se gli obiettori di crescita fossero in grado di gestire la situazione della Grecia, ecco perché noi sposiamo la filosofia e la cultura della decrescita, per esempio, o quella di qualunque altro paese in crisi, quali politiche adotterebbero? Allora, il ripudio pure semplice del debito, cioè la bancarotta dello Stato, sarebbe una medicina da cavallo che risolverebbe il problema sopprimendolo alla radice. Vedi, la prima risposta di questo grande economista. La prima risposta, che cazzo vai a raccontare? Visto che la Grecia non è in grado di rimborsare il suo debito, come sappiamo, è preferibile che a pagarne le conseguenze siano gli investitori e non i contribuenti europei nel loro insieme. E così dovrebbe essere, ma però... parassiti. Quelli che investono i parassiti, sono loro che devono, noi lo dobbiamo farglielo pagare, è scritto tutto qui. Ma infatti, no, perché il vero... perché tutto Chiesa ha detto che il nostro debito, allora, pubblico è vero, per 4/5 è legale, per questo motivo. Allora, è vero tuttavia. I cosiddetti economisti economisti di Uguale, tipo Barnard, che non sa un cazzo di niente, ma si fa passare per economista. Oh, che ne so, lo fanno passare. O la Lidia Undiani, poverita, che è una bravissima ragazza, ma doveva fare altro nella vita, e così altri, per non citare troppi, ma insomma, quindi sappiamo esattamente. Andiamo avanti. Questa gente è vero, tuttavia, aspetta, non ha capito che il fulcro di tutto il nuovo ordine che noi dobbiamo imporre in Italia e possibilmente in giro per il mondo è basato su uno sviluppo non concreto, su uno sviluppo scientifico, su uno sviluppo sociale, culturale,
morale, non sul consumo di beni concreti, perché i beni concreti... Ma mi fa una... quello che... non anticiparlo, che qui c'è scritto tutto. Non anticiparlo. Devono sparire, devono esserci mezzi pubblici su rotaia, tanti, uno per ogni isolato, in modo che la gente possa andare a piedi. Orazio, non te se sente. Orazio, è un audio pessimo, devi migliorare il tuo audio, devi prendere una cuffia perché veramente proprio. Si sente pochissimo. Si sente poco. Molto poco, devi migliorare, devi avere una cuffia o qualcosa perché è peccato, dici cose belle ma le sentiamo malissime, questo è il problema. Dici cose bellissime, Orazio, veramente, ti prego di veramente una cuffia perché è interessante questo. Ascoltare quello che stai dicendo. Guarda che il tempo stringe. Vai, allora, Giorgio, è vero tuttavia che questa soluzione radicale, che non è da escludere e che sarebbe sostenuta volentieri dai decrescenti, rischierebbe di gettare il paese nel caos. Stai bene a sentire il ragionamento. Il fatto è che in realtà la crisi dei debiti sovrani è solo un aspetto della questione. La soluzione teorica del problema dei debiti pubblici, il cui ordine di grandezza anche nel caso degli stati più indebitati equivale grosso modo all'ammontare del PIL, è molto più facile da trovare nella risposta all'inflazione mondiale dei crediti creati dalla speculazione finanziaria. La minaccia di un rischio sistemico non è stata affatto scongiurata. Tornando al debito pubblico, il suo annullamento rischierebbe di colpire non solo le banche e gli speculatori, ma anche direttamente o indirettamente i piccoli risparmiatori e pensionati che si sono fidati dello Stato o a cui la banca ha rifilato a loro insaputa qualche investimento complesso comprendente titoli ad alto rischio. È un ragionamento eccezionale. Direi di sì. Una riconversione, attenzione, qui vorrei concludere, una riconversione negoziata è quello che noi potremmo fare, invece di fare come ha fatto questi mascalzoni del governo italiano e del Parlamento italiano che hanno approvato tutte queste privatizzazioni. Bastardi. Una riconversione negoziata del debito che equivale a una bancarotta parziale, come si è fatto in Argentina dopo il crollo del peso, oppure come propongono Eric Toussaint e una coalizione di ONG, dopo un auditing per determinare la parte abusiva del debito, come si è fatto senza problemi nell'Ecuador di Correa. Questi sono gli esempi classici, storici, geografici e geopolitici. Argentina e Ecuador è probabilmente la soluzione preferibile. Molto bene. Si potrebbe persino prevedere di mantenere il valore dei titoli in mano ai piccoli risparmiatori e deprezzarli dal 40 al 60% per gli altri, oppure di ricorrere all'arcat fiscale. Più di così. Chiarissimo. Senta, per dovere di cortesia, diamo la parola un attimo al dottor 48 che è tenuto, ma diamo la parola anche a lui per concludere. Aveva la parola il dottor 48. In effetti, bisogna rinegoziare il debito. Quello che è un problema è far capire alla gente come è nato questo debito, perché è lì il vero problema, la massa critica. Qui la grande mia difficoltà nel cercare di parlare alla gente. Io volevo dirvi anche questo, che guardando quello che sta succedendo in Russia, perché vogliono togliersi addosso quella cappa che gli hanno creato con il controllo della loro economia all'interno, con gli oligarchi eccetera, ho scoperto alcuni siti dove si parla apertamente di economia e poi ve li manderò, le manderò a Turrisi, ne manderò qualcuno. Sì, senti, mandi pure a me per favore. Falli in modo che possa girare a tutti quanti. E su Alba Mente. Accademia della Libertà, ve la mando lì, è che io li ho tradotti, però occorrerebbe fare alcune precisazioni, perché anche con Saba, perché lui forse magari
può fare qualche precisazione prima di diffonderli, ma sono abbastanza precisi, fanno un quadro diciamo particolare di quella che è la nostra realtà qui in Europa e qui in America. Quello che sta succedendo, e c'è la conferma, è che gli Stati Uniti, per mantenere in piedi il loro debito, e quindi per mantenere anche l'Europa dentro questa grande trappola del debito, hanno creato dei titoli falsi per 6 trilioni di dollari, e di cui qua non se ne parla, se ne è parlato in Russia attraverso dei talk show, e soprattutto ho trovato anche una rivista che proprio ha parlato nel dettaglio di questa cosa. Per quanto riguarda invece quelli che hanno trovato a chiasso, che sono 90 miliardi di titoli falsificati, che sono solo passare, una parte minima di quelli che circolavano qui in Italia. E chi trafficava queste cose era il vicepresidente, il famoso giapponesino, il vicepresidente della Banca del Giappone. Quindi c'è una collusione. Il fratello, a livello, il fratello. È fratello. Quindi c'è una collusione nel mantenere in piedi questo sistema, che andrà verso un default, prima o poi andrà in default e ci trascinerà tutti nel disastro, cercando di, anziché aumentare, diciamo, la stampa dei soldi, stampano i titoli di Stato obbligazionario falsi, addirittura vanno a prendere roba cartacea che adesso non si utilizza più. Allora il problema qual è? Bisogna rinegoziare il debito e cercare di far capire alla gente, attraverso il mesi che abbiamo, che questa è l'unica soluzione al momento che ci può salvare, perché è a rischio tutto, è a rischio l'Italia, che ci portano alla svendita dell'Eni, di Finmeccanica, di tutte le società che erano i gioielli della nostra economia. Quindi prima che questi disgraziati che sono al governo ci uccidano, dobbiamo provare a mettere il famoso bastone tra le ruote, quindi cercare di trovare i mezzi, di fare con tutti i movimenti, con tutte le cose possibili, di parlare di questo famoso debito e di rinegoziarlo. Questo, secondo me, è l'unica strada che noi possiamo percorrere in questo momento. Ma guardi che il suo pensiero, dottor Guarandotto, non è isolato, per fortuna sono molti che la pensano così, di vari settori, anche di centro attuale, diciamo, di altre sponde politiche che si stanno convertendo attualmente al, tra virgolette, cristianesimo. Il caso emblematico di Giulietto Chiesa, no? Che lei l'avrà sentito parlare, credo, su questo tema, che ha detto, certo, confermato, documentato, che il debito italiano per 4/5 è illegale, perché è frutto di speculazioni mafiose internazionali. Questo è e nessuno l'ha smentito, l'ha detto pubblicamente alla 7, alla Rai, Rai 2, Rai 3, anche Rai 1, che certo, vuol dire che, insomma, Giulietto Chiesa poi so che certe cose, insomma, quando parla non parla in maniera avventurosa, se parla perché sa quello che dice, almeno su queste cose, certo, possiamo essere certi, insomma, ecco. Bene, allora. Allora io, guarda, vorrei concludere, perché sennò veramente è molto tardi. Sì, sì. Per quanto riguarda la percezione, ha detto 48, ha detto una cosa molto importante: dobbiamo sforzarci di far capire. È molto difficile riuscire a far capire alle popolazioni, intese in senso lato. Le popolazioni non risponderanno mai, non hanno mai risposto, la massa non risponde, la massa va a vedere i cantanti, vede i cantanti, è lì il problema. Canta con quelli, va a ballare, va a vedere le partite. Una volta, ma scusate un minuto, io queste cose le devo ricordare. Uno degli eventi più tragici della storia del mondo è la battaglia di Ponte Milvio del 28 ottobre del 312 dopo Cristo. Bene. Non prima di Cristo. Massenzio. Prima di. Ma dopo Cristo, dopo si scusa. Che dopo Cristo, sì. Oh, la battaglia di Ponte Milvio. Sì, Massenzio, sì, dopo Cristo, sì, dopo, sicuro. Perché Massenzio ha perso? Perché Massenzio ha perso? Perché mentre stava combattendo a Ponte Milvio, all'ingresso di Roma, lui stava al circo a vedere i giochi. Molto significativa la decisione. Come tutta la plebe che andava lì a vedere i giochi. Quando molto significativo. Detto, dice, guarda che è arrivato uno e ha detto, vedi, continua a giocare qui, stronzo. Dice, guarda che a Ponte Milvio le stiamo beccando. Allora lui, di corsa, tanto è vero che ha lasciato lo scettro, perché queste sono cose che voi dovete sapere. Lo scettro, è stato trovato lo scettro di Massenzio. L'hanno trovato proprio alla
lì dove stava lì, in questi recentissimi scavi, circa un anno fa. E lo scettro è l'unico scettro vero di imperatore che si sia trovato nella storia, ed è al museo, e al museo di lì di Piazza dei Cinquecento, capito? Ottimo, allora, questo è arrivato, quando lui è arrivato su Ponte Milvio, ha imboccato Ponte Milvio con la biga e c'erano tutti i suoi che scappavano e hanno inciampicato, è caduto giù e morto annegato. E questa è la nascita del cristianesimo, della società post-cristiana, è questa. Allora, per concludere, però ci sono dei momenti importanti. Mi è stato detto oggi che c'è l'Istat che sta facendo dei rilevamenti, come fanno sempre. Un mio conoscente è stato, appunto, è andato un intervistatore dell'Istat che gli ha chiesto tutta una serie di cose, tra cui alcune domande sulle valutazioni, no, che la popolazione italiana ha nei confronti dei governanti, del Parlamento, eccetera. Mi riferisco al governo. Questo mio conoscente ha domanda qual è la sua opinione, il suo voto al governo da 0 a 10, e il mio amico ha detto 0, e lui, l'intervistatore, gli ha detto: mi hanno risposto tutti così. Quindi la percezione nel popolo italiano, e questi sono dati veri, perché questo è l'Istat, questi sono dati veri, non le idiozie che scrivono sui giornali, la percezione è già questa, e c'è già molto. Il primo passo è appunto questo. Il secondo passo sarà il nostro obbligo di riuscire a far capire che dal fango si può anche uscire fuori. Ma certamente. Questo però è il compito nostro. Certo. Nella fase di percezione di essere con la merda fino a qui ci stanno tutti. Ma è ora che l'umanità cambi testa e che partecipi attivamente alla cosa pubblica, ricordiamocelo bene. Non possiamo demandare ad altre e poi pensare altri cavoli. Dobbiamo renderci conto del senso civico che manca soprattutto in Italia. Bene. Ma lo sappiamo, se no ci sarebbe stato una tradizione. Io invece la prossima volta con il dottor 48, spero di sentirlo ancora, perché anzi volevo parlare con lei, ma spero di sentirlo. Io poi vi seguo, vi posso dire questo, che a Ferrara c'è un gruppo che addirittura digiuna e poi si mettono davanti all'ex Banca d'Italia, senza cartelli, senza niente, per cercare di suscitare nella gente quelle problematiche che noi abbiamo discusso adesso. Quindi stanno studiando delle tecniche per portare a conoscenza dei passanti di questa cosa, quindi si sta muovendo in questa direzione. Insieme con Nino Gagnoni, l'abbiamo accolto, abbiamo parlato. Qui a Bologna adesso sto organizzando degli incontri sulla moneta e sto portando tutte quelle persone che possono influire, diciamo, nel sistema, perché poi ci portano a casa l'informazione e poi spero che questo la elaborino, la diffondano, per cercare qui a Bologna, nei dintorni, di aprire delle brecce. Quindi qua in Emilia Romagna cerchiamo di fare il possibile, naturalmente con i mezzi che ci sono. Io sono contento di farlo, perché penso che sia un dovere di ciascuno che è consapevole per difendere, diciamo, possiamo dirlo, la nostra patria. Certo, perché quella che abbiamo la dobbiamo difendere con i denti, ecco. Sì. Beh, guarda, questo è il messaggio, l'augurio, perché con in effetti lo stiamo facendo e lo stiamo vivendo. Benissimo, con le unghie e con i denti. Bene, quindi ringrazio Vitali per la sua partecipazione vorrei, e per le sue idee che le appresto moltissimo. Dimmi. No, io la vorrei sentire ancora nei prossimi giorni, nel prossimo futuro, insomma, vorrei sentirla, perché sentiamo, la voce come la sua va bene. Sta lavorando anche questa tavola rotonda a 5 va sulla gente. Sì, va benissimo. Il mio rapporto è con la gente, quindi è lì che mi scontro, perché con internet è molto più facile scontrarsi con le teste come di legno. Lei che è emiliana, che sta a Bologna, lei sappia che la mia Romagna è fecondo di rivoluzionari, quindi spero che altri romagnoli dia la scossa, come ha dato 90 anni fa il cavaliere Benito Mussolini, a Benito Mircher Andrea Mussolini. Ecco, spero che ci sia un altro, perché questo bisogna sperare adesso, dottor 48. Diciamoci già tondo. Dobbiamo sperare in un leader che ci possa guidare. Comunque, nell'attesa di questo
periodo, dobbiamo innanzitutto, parlando tra di noi, ci autoincoraggiamo, c'è uno stimolo. Ma certamente bisogna essere soli, bisogna tutti incoraggiarsi, sicuramente, a non disperdere le nostre energie, ma valorizzarle, questo è importante. Sicuramente. Certo. Bene, signori. Io vi ringrazio, ecco Orazio. A presto, a domani, a domani. A domani, Orazio, mi raccomando il tuo audio perché devo raccontare anche. Ti saluto tutti, un abbraccio a tutti e a presto. Buona serata. A presto.